Ciao, vediamo tre cose che non devi fare con un'emozione negativa. Un'emozione negativa è un'emozione che ti genera sofferenza, è un'emozione che non ti genera piacere, è un'emozione che ti fa stare male. Potrebbe essere, ad esempio, un'emozione prodotta da una persona che non è disponibile nei tuoi confronti o che è disponibile parzialmente e quindi ti fa soffrire. Allora, la prima cosa che devi fare è evitare completamente questa situazione, perché se tu chiudi, se tu cortocircuiti, vai ad alimentare ancora di più di sofferenza. Quindi non devi evitarla, ma devi guardarla, devi prenderti questa emozione, vedertela, prenderti la sofferenza, vedere il fatto che questa persona, renderti conto che questa persona non è disponibile, vedere l'emozione che esce. Quando l'emozione esce, te la prendi. Te la direzioni alla tua parte emotiva e le dici: cara parte emotiva, ti sto facendo un regalo di emozioni, prenditela e non rompermi più le palle. Lo fai tu deliberatamente. L'altra cosa che devi evitare di fare è cercare di contrapporti, cioè contrapporti vuol dire, ad esempio, dire a questa persona: no, devi stare con me, non devi vedere quell'altro, ma perché mi fai soffrire? Ma perché fai questo? Ma perché fai quello? Contrapporsi non significa niente, significa soltanto anche qua che vai a rafforzare questa situazione, questa persona come simbolo, diventerà ancora più importante per te. Devi evitare di contrapporti, lascia che lui o che lei faccia il suo gioco tranquillamente, senza inseguire e né scappare, lascia che faccia. E se ti fa soffrire, anche qua ritorna al punto 1, viviti la sofferenza e poi piano piano però togli la disponibilità, togli la tua presenza. Togligli quello che gli stavi dando, perché è soltanto quando togli che l'altra persona potrà capire se gli manchi o se non gli manchi. E l'altra cosa che devi evitare di fare è assolutamente identificarti con l'emozione negativa, cioè iniziare a dire sono sfigato, sono sfigata, non merito niente, è colpa mia, far vedere che per te è possibile, diciamo, che per te non è possibile vivere senza questa persona, non ci sono altre possibilità. Quindi quello che devi fare è farti la tua vita, fondamentalmente, lasciando che altri pensieri prendano la tua testa, perché nel momento in cui altri pensieri prendono la tua testa, quel pensiero lì verrà dissociato, verrà distaccato. Questo è l'unico modo per riuscire a superare le emozioni negative. Evita di fare quelle tre cose che ti ho detto e vedrai che riuscirai a gestire le emozioni negative. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. A partire dai 20.000 iscritti ci sarà al canale ci sarà un nuovo servizio in diretta streaming, per cui iscriviti al canale così si arriva presto ai 20.000 iscritti e se il canale ti piace fai iscrivere anche i tuoi amici. Ciao!